Punto a Mauro Marani dell'Enea di intervenire. Allora, buongiorno. Allora, io intanto ringrazio ovviamente la provincia e gli organizzatori per averci invitato per chi non ci conosce, l'Enea è l'Agenzia Nazionale per l'Innovazione, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile e svolge anche il ruolo di Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica. Quindi mi fa molto piacere essere qui per parlare di un tema su cui noi ovviamente siamo impegnati in prima persona, sia a supporto dell'amministrazione centrale, sia a supporto sia delle amministrazioni locali e degli operatori locali, anche attraverso la nostra rete di uffici territoriali che abbiamo presenti su tutto il territorio nazionale. Questo? Sì. Ok. Il tema di cui stiamo parlando è sicuramente uno degli aspetti fondamentali sia per la comunità europea e sia a livello nazionale, perché i consumi energetici nel settore del civile sono uno dei fattori su cui si punta in particolar modo per ottenere dei risultati di risparmio energetico previsti appunto dalle indicazioni dell'Europa. E in particolare dalle ultime normative che sono uscite si dà un particolare rilievo a quello che è il ruolo trascinatore delle amministrazioni pubbliche. E quindi il tema di intervento e di efficientamento degli edifici pubblici è uno dei temi fondamentali di quella che è sia la strategia energetica nazionale appunto, e sia quelle che sono il recepimento delle normative europee. Poi vedremo come ci si sta organizzando. Ovviamente è importante perché vedete qui i numeri. Parliamo di una notevole quantità di edifici su cui poter intervenire. Chiaramente, poi lo vedremo meglio, c'è sicuramente una possibilità di intervento notevole e i risultati di risparmio che si potrebbero ottenere sono molto, molto forti, specialmente nel nostro paese dove abbiamo il 70% degli edifici in pratica del parco immobiliare nazionale anti 1980, per cui ovviamente dove c'è la possibilità di un intervento e quindi non erano fatti con criteri di efficienza energetica perché appunto non c'era neanche la normativa. Però è chiaro che vedremo c'è la complessità di intervento, l'energia intervenire sull'efficienza energetica è un tema molto complesso e non a caso si sta intervenendo. Avete visto negli ultimi anni c'è stata un'evoluzione della normativa a livello europeo, di conseguenza quella italiana molto forte, in particolare proprio sull'efficienza energetica con l'ultimo recepimento della direttiva 27, appunto quello del 102. Prima il professore aveva annunciato questa cosa, ma insomma in questi giorni sono usciti tre nuovi decreti che sono appunto che usciranno in gazzetta, ma sono già presenti sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Sono tre importanti decreti che in pratica ridefiniscono i requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione, gli schemi della relazione tecnica di progetto al nuovo quadro normativo e anche le linee guida che ridefiniscono l'attestato di prestazione energetica. E una cosa molto importante che è quella che poi per certi versi è venuta a mancare
per tanti versi fino ad oggi, e che invece è uno degli aspetti fondamentali, è quello del monitoraggio di tutto quello che diciamo che la normativa e che le prescrizioni prevedono, e quindi si comincia a ragionare su quello che è, ad esempio, il catasto, e bisognerà farlo, il catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica. Quindi tutte le regioni dovranno poi inviare in questo catasto nazionale, che dovrà fare l'Enea e che sta facendo l'Enea, dovranno inviare tutti i dati degli APE, quindi dell'attestato di prestazione energetica. Contemporaneamente si sta lavorando anche sul catasto nazionale degli impianti di climatizzazione, sempre in collaborazione con il Ministero, e anche lì finalmente potremmo tentare, è un primo passo ovviamente, di creare quel famoso catasto nazionale energetico del parco edilizio nazionale, cosa che ci permette ovviamente di monitorare, di fare, di darci delle indicazioni per quello che possono essere poi ovviamente anche i miglioramenti delle normative e quant'altro. Abbiamo detto che il problema dell'efficienza energetica è un problema complesso, quindi necessita ovviamente anche di una complessità di gestione. Poi vedremo anche le varie problematiche che ci sono, che in parte sono qualcosa già è stato detto negli interventi precedenti. E quindi è stato il 102 che prevedeva appunto una cabina di regia per l'efficienza energetica nazionale. A febbraio di quest'anno è stata istituita una cabina di regia che in pratica è formata da 4 membri del Ministero dello Sviluppo Economico e 4 membri del Ministero dell'Ambiente, e una segreteria, diciamo un supporto tecnico dell'Enea e del GSE. Questa cabina di regia, come vedete, ha molti compiti, tra cui appunto la realizzazione di un piano di intervento di medio e lungo termine per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili, un programma per la riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale, che prevede che si debba migliorare l'efficienza energetica sul 3% degli edifici nazionali per ogni anno, assicurare un coordinamento delle misure per l'efficienza energetica attivata attraverso un fondo nazionale, quindi la creazione di un fondo nazionale per l'efficienza energetica, che poi vedremo la sua importanza. Un altro aspetto importante è quello di omogeneizzare, perché si è visto con alcuni decreti, alcune normative precedenti, quello di omogeneizzare, di cercare di omogeneizzare l'applicazione di queste normative su tutto il territorio nazionale. E quindi poi la cosa più importante, perché ovviamente in un periodo in cui i fondi pubblici sono carenti, è quello di sostenere occasioni di dialogo con gli operatori del settore e con le istituzioni bancarie e finanziarie al fine di stimolare il mercato dei servizi energetici. Questo è un aspetto molto importante. Abbiamo detto il Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica. Uno dei punti critici degli interventi di efficienza energetica è proprio l'aspetto finanziario. Ovviamente in un momento come questo, è appunto di crisi economica, è chiaro che i fondi pubblici sono sempre meno, quindi le amministrazioni pubbliche ovviamente devono rivolgersi ai fondi privati. E quindi non a caso c'è tutto un sistema che le direttive europee hanno definito, ma anche quindi la legislazione italiana, di partenariati pubblici privati. Ovviamente, senza entrare adesso nei particolari, è proprio uno dei temi che andrà a affrontare proprio il progetto. E questo è molto importante, perché noi ad esempio in un contesto di un gruppo di comuni nell'ambito della realizzazione interventi previsti nel patto dei sindaci, nei PAES che hanno fatto questi comuni, stiamo sperimentando un aspetto innovativo in cui c'è un partenariato pubblico-privato per l'innovazione, cioè dove è prevista che gli interventi che il privato che si propone nell'ambito della gara, ponga anche delle innovazioni tecnologiche rispetto alle soluzioni che va a proporre. Quindi questo è un aspetto molto importante che la Comunità Europea su cui sta spingendo molto, perché
diciamo, il discorso delle soluzioni innovative rispetto a quelle che sono le soluzioni tipiche del mercato, per quanto riguarda in particolare la pubblica amministrazione, è sempre stato preso non è stato mai portato avanti, perché ovviamente si tendeva sempre a fare, diciamo, le gare abbastanza in modo standard, e invece c'è la necessità proprio per aumentare il discorso dell'efficientamento. Il fondo prevede in pratica due aspetti: un fondo di garanzia, e questo, ripeto, è importante perché ovviamente uno dei punti critici è proprio il discorso finanziario, e quindi la bancabilità anche degli interventi, e quindi, diciamo, la garanzia di chi va a investire su quella tipologia di interventi poi ha diciamo, ritornare comunque in ogni caso dei fondi che ha investito. E poi anche una parte, in minor quantità, una parte che è quella legata agli investimenti a tasso agevolato, quindi un fondo rotativo per, in particolare per la pubblica amministrazione locale. Il fondo prevede questa, diciamo, suddivisione: sono circa 355 milioni a fondo perduto per la pubblica amministrazione centrale, 350 milioni del fondo rotativo del MISE destinato a finanziamenti per gli edifici residenziali, 7 milioni di azioni non solo pubblica amministrazione residenziali, in particolare si prevede per il discorso, si vuol fare interventi abbastanza grossi, quindi la parte, diciamo, privata potrebbe essere legata al discorso dei condomini, adesso ci si sta lavorando sopra. Ci sono 7 milioni di azioni per la formazione e l'informazione, cosa che è assolutamente necessaria, perché sappiamo che quando si va a gestire, e questo lo vedremo anche dopo, quando si va a gestire in particolare adesso con questo discorso dei partenariati pubblici privati, evidentemente la pubblica amministrazione deve avere al suo interno delle competenze per gestire il tutto, che sono assolutamente necessarie e che purtroppo non sempre, sia per le dimensioni ovviamente della maggior parte dei comuni che sono presenti sul nostro territorio, ma sia anche proprio per un fattore, diciamo, culturale, se volete, evidentemente non sono presenti, e questo invece è assolutamente necessario se vogliamo fare un salto di qualità. Quindi, diciamo, è stata prevista anche questa quantità di, appunto, di euro per quanto riguarda la formazione e l'informazione. E poi i 105 milioni per agevolare le piccole e medie imprese ad effettuare diagnosi energetiche per valutare gli investimenti in efficienza energetica, ed è uscito il bando a cui stanno partecipando le regioni, proprio al Ministero dello Sviluppo Economico, proprio per questo tipo di azione. Cioè, quindi sono dei fondi che andranno poi divisi, sono suddivisi per varie regioni, a seconda della tipologia di regione, e andranno a finanziare il 25% della diagnosi energetica per le piccole e medie imprese, cioè quelle imprese che in pratica, la maggior parte, che non hanno da fare la diagnosi energetica obbligatoria perché sono imprese energivore. Il fondo allo stato attuale è un fondo che è finanziato con 70 milioni di euro l'anno, appunto, in questo periodo fino adesso, almeno allo stato attuale, e appunto in pratica si concentrerà proprio su questo tipo di intervento, quindi la riqualificazione energetica degli edifici pubblici. Da stime che si sono fatte, in pratica smuoverà, cioè, quindi sbloccherà circa, questa è quella previsione ovviamente, circa 400 milioni di euro l'anno di risorse private, appunto destinate a interventi di efficienza in uno spettro molto ampio di settori, come vedete. Allo stato attuale, per quanto riguarda la pubblica amministrazione centrale, c'è stata una prima richiesta da parte del MISE, anche se ancora deve uscire il decreto attuativo, un decreto attuativo del 102, che prevede i criteri con cui debbano essere poi valutati i progetti che poi verranno finanziati con quei 350 milioni di euro, quindi quel 3% che dovrà essere efficientato. E per quanto riguarda la pubblica amministrazione centrale, si era chiusa una prima chiamata, diciamo, una prima call ad ottobre, erano stati 32 i progetti presentati. Adesso ce n'è un'altra che si chiude il 15 luglio, vedremo, però per la maggior parte, così questo scopo sono indicativo, per cui per la maggior parte dei progetti erano soltanto, appunto, sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti con impianti più efficienti.
lo sforzo che si sta facendo, e questo fa capire con quale importanza si sta puntando su questi aspetti e su questo settore, lo sforzo che si sta facendo, vedete, deriva anche da altre, diciamo, fonti di finanziamento che sono a livello governativo e ministeriale si stanno portando avanti. Ad esempio c'è anche un bando sui comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica che prevede, che è aperto ed è gestito dal Ministero dell'Ambiente, che prevede sui fondi dell'amministrazione comunale per le regioni di convergenza, quindi sul POI, prevede appunto l'acquisto a servizio degli edifici pubblici attraverso l'acquisizione di beni e servizi tramite le procedure telematiche del mercato elettronico della pubblica amministrazione. Ovviamente, sempre per il discorso l'intervento che si sta facendo, e questo ormai sarà uno standard per tutti, dovrà essere fatto, vedete, di base ci dovrà essere la diagnosi energetica dell'edificio. Questi sono appunto gli interventi che vengono finanziati, e il finanziamento è un fondo perduto al 100%. Poi ci sono ulteriori azioni che si stanno facendo, appunto vedete la strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare, sta lavorando sempre la segreteria affiancata dall'Enea, il piano d'azione nazionale per incrementare gli edifici ad energia quasi zero, anche qui si sta lavorando, e per l'Italia è un discorso anche più complicato, perché ovviamente noi dobbiamo trovare un equilibrio tra quelle che è la situazione per la parte invernale e quella per la parte estiva, cosa che invece per esempio per i paesi del nord Europa la parte estiva è veramente molto meno importante. Anche qui è un altro, questo avevo sbagliato, lo devo mettere prima, anche qui era un altro efficientamento degli edifici scolastici, anche lì si sta puntando molto, si è fatto una task force con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli interventi appunto di efficientamento delle scuole. Qui vabbè, adesso andiamo veloci, l'importo massimo, quello è ok. Altra cosa su cui è importante è la Green Public Procurement, obbligo delle pubbliche amministrazioni centrali di acquistare esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica. E poi due aspetti, cioè anche gli strumenti che si sta cercando di dare alla pubblica amministrazione per rendere il percorso dell'efficientamento energetico degli edifici più facile. Uno è un modello applicativo del contratto EPC per la pubblica amministrazione, è stato fatto, l'Enea ha predisposto le linee guida per la predisposizione del contratto tipo, una proposta di contratto tipo e la proposta del capitolato tecnico. E un altro aspetto invece, un altro strumento che è stato fornito alla pubblica amministrazione è quello del SEAS, che è un software per la diagnosi energetica degli edifici. Io adesso, visto che sono stato richiamato nei tempi, ovviamente qui approfondivo alcuni aspetti di quella che era la proposta EPC dell'Enea, ma chiuderei qui. Andare alle conclusioni, la riqualificazione energetica, quindi abbiamo detto, è un'operazione complessa e quindi in pratica non si tratta, c'è un approccio globale a quella alla riqualificazione dell'immobile che include interventi integrati, quindi non è facile, anche perché noi abbiamo, per quanto riguarda in particolare l'edilizia pubblica, abbiamo una diversità e una disomogeneità di edifici notevolissima, quindi ogni edificio dovrà avere un'analisi e una valutazione a sé stante, per cui è importante, però c'è anche l'altro aspetto, che quindi non si può fare interventi su singoli edifici, ma bisogna ovviamente individuare una massa critica di interventi tali che permetta di raggiungere i livelli minimi appunto di redditività e che garantiscano una convenienza economica all'avvio del processo di efficientamento, se no ovviamente quei famosi capitali privati non li avremo. Altro aspetto importante è appunto, quindi non può essere pensata come la somma di interventi isolati e scoordinati sul proprio patrimonio, ma deve essere inquadrata in un'azione di sistema.
E ovviamente uno degli aspetti importanti è anche quello, se ne parlava appunto, doveva essere un po' l'aspetto su cui dovevo anche intervenire, era quello dell'innovazione tecnologica. È chiaro che anche quello è un aspetto importante, oltre al discorso, come vedete, della formazione, della diffusione, adeguata formazione per quanto riguarda appunto tutti gli operatori del settore, e credetemi, ce n'è necessità. Abbiamo ormai esperienze di anni e questo è molto importante, però anche il discorso dell'innovazione tecnologica, perché crediamo che, ad esempio, in un discorso in particolare, specialmente per quello che riguarda la gestione degli edifici in un'amministrazione pubblica, molto importante è, diciamo, fornirsi di strumenti che le permettano appunto di una gestione, diciamo, anche se volete, automatizzata di tutto quello che sono sia il discorso della manutenzione sia il discorso dell'efficientamento. Questo noi, ad esempio, stiamo facendo un'esperienza molto importante con il Consorzio Traine, che è una nostra associata, in un progetto che è stato finanziato dal POR Sicilia, sulla gestione dal punto di vista energetico e quindi una control room che permette di gestire tutti gli edifici di Poste Italiane in Sicilia dal punto di vista sia dell'efficienza energetica che della manutenzione. E questo crediamo che è un'esperienza che potrà essere poi, ci stiamo già ragionando, poi estesa ad altri settori, in particolare a quello che è la gestione degli edifici nella pubblica amministrazione. Io chiuderei qui, grazie.